Ben ritrovati a Passione Biancorossa, la trasmissione di VB33 dedicata all'FC Südtirol. Buonasera, buonasera a tutti voi e buonasera al nostro graditissimo ospite di questa 27esima puntata della stagione in corso. Diamo il benvenuto a Fabian Tait, centrocampista biancorosso, prezioso, leader, carismatico. Ciao Fabian, grazie di essere qui con noi, ben trovato nei nostri studi. Ciao Daniele e buonasera a tutti. Siamo in una settimana molto importante, ma prima di arrivare alla partita di sabato parliamo della giornata di campionato che ci siamo lasciati alle spalle, 36esima giornata, 16esima, terz'ultima del girone di ritorno, un successo limpido a Fiorenzuola con tante positive indicazioni. Che gara è stata dal tuo punto di vista? Ma è stata una gara positiva, abbiamo portato a casa 3 punti che era l'unica cosa che conta come sempre, però... sono contento per la prestazione della squadra perché non era semplice dopo un periodo diciamo un po' difficile che non stavano arrivando i punti, non stavano arrivando, avevamo perso la settimana, cioè in settimana avevamo perso la finale di Coppa Italia, quindi c'è stata una bella batosta a livello mentale per tutti, però la squadra ha reagito alla grande, abbiamo reagito veramente molto molto bene già preparando la partita, in più abbiamo fatto veramente un'ottima prestazione contro una squadra forte, una squadra molto molto preparata, una squadra che già l'andata mi è piaciuta per come gioca. Con l'ausilio della grafica andiamo a vedere i risultati classifica. Prossimo turno, Fiorenzuola su Tirolo 0-4, Padova Gian Erminio 1-0, Triestina Provercelli 4-2, Albino Leffe, Virtus Verona 0-0, Feralpi Salopro Patria 2-1, Juventus Under 23, Renate 2-1, Lecco Piacenza 1-2, Mantova Pergolettese 0-2, Prosesto Legnago 1-2, Seregno Trento 0-0. Südtirol in testa con 86 punti, Padova 84, Feralpi Salò 65, Renate 61, Lecco e Triestina 54, Provercelli 52, Juventus Under 23, 50, Piacenza 49, Fiorenzuola 43, Propatria e Albino Leffe e Virtus Verona 42, Pergolettese 40, Mantova 39, Trento 38, Prosesto 32 insieme al Seregno, Legnago 30. Come la Gian Erminio, il prossimo turno, Gian Triestina, Lecco Seregno, Legnago Albino Leffe, Piacenza Feralpi Salò, Propatria, Mantova, Provercelli, Fiorenzuola, Renate Pergolettese, Südtirol Padova, Trento Juventus Under 23 e Virtus Verona Prosesto. Fabian, 86 punti, 26 vittorie, 8 pareggi, 2 sconfitte, 47 gol fatti, 9 subiti, 27 clean sheet, una stagione da record per il Südtirol, una quota punti davvero impressionante. Frutto di che cosa, secondo te, soprattutto? Ma frutto di un lavoro che sicuramente dura da anni. Diciamo che la squadra ha avuto un crescendo parallelo a quello che ha avuto la società, che adesso si vede con il concetto sportivo nuovo, con lo stadio nuovo che finalmente con la partita di sabato sarà pieno e aperto a tutti. E quindi sì, un crescendo, una preparazione che inizia da tanti anni, una preparazione che è iniziata quest'anno con il mister e il suo staff che ci ha dato tanto, ci sta dando tantissimo in tutti i sensi, sia a livello motivazionale di testa che a livello di campo. Si vede proprio l'idea alla mano del mister e quindi diciamo una stagione importante, una stagione super, una stagione da record che però gli manca la ciliegina sulla torta, non so, nel senso non è finita e manca quel qualcosina per farla diventare straordinaria e farla entrare nella storia. Con le immagini andiamo a domenica scorsa allo stadio Velodromo Attilio Pavesi per vedere le fasi salienti della gara con il Fiorenzuola nel servizio confezionato dalla nostra redazione. Il Südtirol ritrova gioco, gol e morale alla vigilia del big match contro il Padova. 4-0 è il risultato con cui i ragazzi di mister Ivan Javorcic hanno archiviato la pratica fiorenzuola. Ci mettono 6 minuti biancorossi ad andare in vantaggio. Cross teso da sinistra di Davi, gran controllo a giro di De Marchi che poi non sbaglia l'appuntamento con il gol. Il raddoppio è frutto di un calcio di rigore su fallo di mano trasformato da Voltan con il portiere che intuisce ma non ci arriva. Completano il poker le reti nella ripresa, prima di Rover che incrocia al termine di una bella azione personale e poi di Beccaro che sfrutta un errore del portiere di casa per calare il 4-0. Certo, l'avversario non era dei più probanti, ma la rotonda vittoria è il modo giusto per prepararsi allo scontro al vertice di sabato prossimo alle 14:30 al Druso contro il Padova.
I biancoscudati hanno battuto la Gian Erminio e rimangono a 2 punti di distanza. Una vittoria del Südtirol sabato regalerebbe la promozione matematica ai biancorossi, il coronamento di una stagione condotta dall'inizio alla fine. In caso di pareggio invece tutto si deciderebbe all'ultima giornata, dove il Padova ospita una Virtus Verona senza più obiettivi, mentre i ragazzi di mister Ivan Javorcic affrontano una complicata trasferta sul campo della Triestina. Lo scenario da incubo sarebbe ovviamente una sconfitta, che significherebbe sorpasso patavino e obbligherebbe il Südtirol a vincere a Trieste e sperare in un passo falso improbabile dei biancoscudati. La buona notizia per i biancorossi è che sabato, dalle 14.30 per 90 minuti, saranno padroni del proprio destino. Fabian, a Fiorenzuola grande ardore agonistico e la consapevolezza di essere sempre sul pezzo, con alle spalle qualche episodio che forse nel recente passato non è stato propriamente favorevole. Sì, diciamo che nelle ultime partite ci sono stati gli episodi che ci sono andati contro, però sono cose che nel calcio bisogna accettare, anche perché penso che nel calcio, che sia come nella vita, è una ruota che gira. E quindi ci sono momenti dove ti gira, momenti dove non ti gira. Siamo stati bravi nel momento, appunto, che non ci ha girato, a rimanere sul pezzo, a rimanere concentrati, a rimanere umili anche e a ritirarci fuori. E questo l'abbiamo dimostrato soprattutto l'ultima partita, che i ragazzi ci sono, i ragazzi stanno facendo una cosa straordinaria, i ragazzi ci credono. Torniamo per un attimo a Fiorenzuola e andiamo a sentire le impressioni a caldo rilasciate da mister Javorcic e dall'autore del primo gol, Michael De Marchi. È stata un po' una partita come l'abbiamo preparata, cioè nella vigilia ho detto che è una squadra che sta bene, che è intensa, che è feroce e che sa mettere in difficoltà l'avversario. Oggi tutto questo l'abbiamo dopo trasformato in gol. È stata fatta una ottima partita, complimenti ai ragazzi. Per me Fiorenzuola rimane un'ottima squadra, è una squadra che ama competere, ama giocare a calcio. È stata una bella domenica di calcio e adesso ci prepariamo per la prossima. Abbiamo preparata bene, questi ragazzi comunque nella preparazione e nella interpretazione della partita ci sono sempre stati. Abbiamo saputo stare in questo periodo dove gli episodi erano a sfavore e oggi abbiamo dato un bel messaggio e adesso ci prepariamo come sempre per sabato. Sono d'accordo che gli attaccanti segnano, è sempre una cosa molto buona. Il mio gol è stata una palla, un cross, è rimasta in aria, sono stato insomma bravo a tirarla dentro. E poi che dire, insomma, abbiamo preparato bene la partita. C'era un po' questo, diciamo, problemino di sbloccare nel primo tempo, oggi siamo stati bravi a farlo. E archiviamo subito questa vittoria e prepariamoci per sabato. Prepariamo bene la partita come abbiamo sempre fatto, è una partita come le altre. E noi siamo pronti e vogliamo giocarcela, cioè l'abbiamo dimostrato io da metà anno e tutto il resto della squadra, tutta la stagione, di meritare quella posizione e bisogna portarla fino in fondo. Fabian, abbiamo parlato del ruolino di marcia straordinario di questa straordinaria squadra. Va anche aggiunto che dal 18 di gennaio il Südtirol è sceso in campo praticamente sempre, anche di mercoledì. Quindi un tour de force senza precedenti, gestito alla grande, sia dal punto di vista della preparazione fisica, ma anche e soprattutto dell'approccio mentale. Sì, assolutamente sì. Grazie a un lavoro che si è fatto da quando ci siamo trovati già a luglio, e quindi fisicamente ci siamo sempre stati preparati, perché ci siamo sempre allenati a 2000 all'ora. Mentalmente il mister ci ha dato tanto, ci sta dando tantissimo e questo si è visto. Abbiamo fatto 2 mesi, 3 mesi folli, perché si giocava ogni 3 giorni, non avevi tempo neanche di pensare alla partita prima, perché dovevi subito pensare alla partita dopo, preparare la partita dopo. I ragazzi, io un po' meno perché comunque abito qua e sono di qua, però i ragazzi che sono da fuori, tra virgolette, hanno fatto dei sacrifici enormi, perché per tanto tempo non hanno visto le famiglie, non hanno visto i propri figli, le fidanzate. Quelle sono cose che comunque poi ti mancano, quindi meritano tanto, perché sembrano cose banali, però sono cose importanti quando non stai vicino ai tuoi affetti, non stai vicino alla famiglia. Quello è stato un periodo dove
veramente hanno fatto dei sacrifici enormi, quindi meritano veramente tutto il bene del mondo. Bello, molto bello il tuo Folli. Ci fermiamo ora per qualche istante e restate con noi per la seconda parte di Passione Biancorossa. Una finestra Internorm ha molte differenze. Ti offre più isolamento e risparmio energetico, ti garantisce più sicurezza, ti permette più scelta di stili. Per questo ce ne sono 26 milioni nel mondo. Sfrutta l'ecobonus con Internorm. Vedrai la differenza. Ciao, sono Marion. Entra con me nella banca del futuro. Qui sei tu a personalizzare le funzioni e a selezionare proposte e servizi su misura per te. Puoi acquistare e sottoscrivere i prodotti direttamente online. Per molte operazioni bancarie basta un click. E se vuoi, i bonifici sono istantanei. Tutto questo è on, l'online banking di Sparkasse. Con Sparkasse sei always on. 200 Jahre Tiroler Versicherung. Feuer und Flamme für die Frauen. 200 Jahre feiern wir fraulich. Mit 200.000 Euro für Kinder- und Frauenprojekte. Informationen zur Teilnahme unter frautiroler.info. Jetzt einreichen. Sicher sind wir weiblich. Die Tiroler Versicherung. GS Group è tra le poche imprese della provincia ad avere i requisiti richiesti per la sanificazione da agenti patogeni e virus Covid-19. I nostri atomizzatori di perossido di idrogeno ci permettono in breve tempo e ad un costo contenuto di ottenere un risultato che rispetta tutti i protocolli sanitari. Non esitate a contattarci per rendere i vostri ambienti salubri e sanificati. GS Group, Bolzano, via Galilei 10H, www.globalservice.bz.it. Seconda parte di Passione Biancorossa, rieccoci in studio con Fabian Tait. Archiviata anche Fiorenzuola, il calendario ora oppone le due grandi protagoniste del girone A. Faccia a faccia sabato alle 14.30 su Tirol Padova, in uno stadio d'uso mai visto prima d'ora, una nuova tribuna Zanvettora, aperta come abbiamo detto per la prima volta in una cornice da tutto esaurito. Sicuramente ci sarà spettacolo nello spettacolo. Sì, è una cosa che deve farci onore, avere portato questo grandissimo pubblico, perché si sa già da oggi che sarà strapieno e stracolmo, ci sono state tantissime richieste, quindi è una cosa che ci deve fare onore, aver portato questo entusiasmo a Bolzano, aver portato tutta questa gente a Bolzano, e dà merito alla stagione che stiamo facendo. Sarà una partita sicuramente stupenda, e contro due squadre che se la sono giocata dall'inizio alla fine per la vittoria di questo campionato. Dal punto di vista mentale, come si prepara una partita come questa? Ma diciamo che abbastanza, passami il termine, semplice, no? Sono partite che si preparano da sole, perché diciamo sono le partite che chiunque vuole giocare, no? E sicuramente sarà una partita tosta contro un avversario veramente forte. Noi ci stiamo preparando bene e stiamo facendo di tutto per arrivare al meglio a questa partita. Abbiamo parlato di Stadio Druso, abbiamo parlato dell'apertura prima volta della tribuna Zanvettora. Il comune di Bolzano ieri ha voluto presentare in modo ufficiale la nuova struttura. Vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione.
Dopo due anni di lavoro, lo stadio Druso è pronto a scendere in campo. La ristrutturazione dell'arena calcistica del capoluogo è arrivata a costare circa 20 milioni di euro, messi in campo principalmente da Comune e Provincia. È durata due anni anche a causa degli stop legati alla pandemia e alla carenza di materie prime, ma ora è pronta giusto in tempo per esordire nella sua nuova veste da 5.500 posti nel big match contro il Padova, che potrebbe decidere campionato e promozione in B per l'FC Südtirol. Adesso comunque abbiamo terminato e sono molto fiero che questo sabato abbiamo la prima partita interna e abbiamo subito l'esaurito e speriamo ovviamente che vince la squadra giusta. Si è trattato di molto di più di una semplice ristrutturazione. La tribuna Canazza ha mantenuto le storiche coperture a onda, ma per il resto sia al suo interno che all'esterno è stata completamente riqualificata. Dall'altro lato la tribuna Zanvettore è stata letteralmente ricostruita da zero, a parte per la storica facciata esterna, con nuovi spazi per la squadra e per i media. Completano gli interventi, a parte gli arredi, tutti nuovi, il sistema di illuminazione all'avanguardia è un manto erboso naturale riscaldato. Si tratta insomma di una struttura pronta per la Serie B. Obiettivo del progetto poi era quello di avvicinare quanto più possibile all'azione i tifosi sugli spalti, trovando un compromesso tra stile inglese e norme di sicurezza italiane. È nuovo di zecca, come vede, è molto moderno in questo senso, è all'avanguardia direi, anche si può far vedere anche in campo internazionale, però è anche un po' tradizionale se si vede la parte ovest, dove abbiamo tutta questa facciata storica che abbiamo cercato di amalgamare bene con la nuova costruzione. Comune e Provincia hanno messo la palla in campo e le persone sugli spalti. Toccherà adesso all'FC Südtirol trasformare in gol e festa la prima storica partita in questo stadio dal cuore antico ma dal look tutto nuovo. Completamente esauriti i 5.500 biglietti per la sfida delle 14.30 di sabato contro il Padova. Per accedere allo stadio il consiglio è quello di usare parcheggi di attestamento o arrivare a piedi. Previsti anche molti tifosi del Padova, alcuni senza biglietto in città. L'augurio è che lo scontro sia corretto e sul campo, che per tutti gli altri sia una grande festa sportiva. Il calcio è uno sport di tifosi, talvolta accesi, la tifoseria però non deve trascendere il tifo. Domani il prefetto ha convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico insieme al questore per definire gli ultimi dettagli. Ma io credo che le feste dello sport, per quanto combattute, non devono mai tramutarsi in violenza. È il senso dello sport, che è amicizia, riconoscere il risultato. Beh Fabi, un bel teatro. Sì, un gioiellino, diciamo, veramente veramente bello giocarci e sarà bello sabato, finalmente tutto pieno, e sarà una bella cornice di pubblico, sarà una bella emozione e speriamo di poter far festeggiare tutti. Ci sarà il calore del pubblico, serviranno nervi saldi in campo, servirà tutto quanto questa squadra ha saputo fin qui esprimere, amplificato. Sì, assolutamente sì, abbiamo sempre dimostrato, penso che non ci si può contestare il livello di impegno quest'anno mai, di avere sbagliato l'approccio, penso anche pochissime volte, quindi la squadra ha sempre fatto la prestazione, la squadra ha sempre dimostrato che ogni domenica entra in campo sul pezzo, entra in campo con fame, entra in campo con voglia di dimostrare, quindi è una cosa che ci siamo sempre portati, è una cosa che sicuramente sabato bisogna fare un passo in avanti anche sotto quel punto di vista. Ed è una squadra che è arrivata anche ad una storica finale di Coppa Italia, anche in questo caso contro il Padova, una sfida decisa da un episodio che tuttavia non ha minimamente scalfito lo splendido cammino dei biancorossi. Ecco le belle immagini del match decisivo scelte e riassunte in questo video dal nostro Paolo Savio.
Fabi, della Coppa Italia cosa possiamo dire? Un cammino splendido da parte della squadra anche in Coppa. Sì, un cammino splendido, storico, dimostra il fatto che la rosa è ampia, che il mister ha potuto fare affidamento a tutta la squadra, a tutta la rosa, a tutti i 24 ragazzi, e quello è importante, perché il gruppo fa la differenza. Sono frasi fatte, però è così. Si è visto anche quest'anno che il gruppo ci ha dato una forza pazzesca. L'ultima immagine che ho in testa è proprio il primo gol contro il Fiorenzuola, che abbiamo fatto gol dopo 6 minuti e tutta la panchina è saltata in campo, ed è una cosa veramente stupenda, una cosa splendida, il gruppo che si è creato tra di noi, l'energia che si è creata tra di noi, e questa è una cosa che ci ha fatto arrivare fino a qui, e questa è una cosa che ci deve dare la cosa in più. Un gruppo che ha saputo accettare in maniera completa e soprattutto con grande fiducia quelle che il mister ha definito regole di ingaggio, che poi è un concetto particolarmente importante, vuol dire in sintesi anche uno per tutti, tutti per uno. Assolutamente sì, io penso che abbiamo un grandissimo esempio in squadra, il capitano Hannes Fink, che ha giocato poco quest'anno, però è sempre il primo allenamento, è sempre il primo che c'ha la parola giusta nel momento giusto, è sempre il primo a festeggiare la vittoria, ed è sempre stato il primo che nei momenti difficili aveva la parola giusta per tutti, e quindi quello è proprio lo spirito di questa squadra. Chi gioca, chi non gioca, tutti per uno, tutti per lo stesso obiettivo e tutti remare dalla stessa parte. Siamo praticamente in chiusura. Cosa ti senti di dire a chi sabato sarà allo stadio, a chi non è riuscito a prendere il biglietto, a chi seguirà con passione la squadra in moto, a tutti coloro che hanno a cuore le sorti di una squadra che ha carattere, personalità, tante altre splendide caratteristiche, ma ha soprattutto un grande cuore? Ma soprattutto colgo l'occasione per ringraziare chi c'è sempre stato e chi c'è sempre stato vicino. E colgo anche l'occasione di dire a tutti di starci vicino, di darci una mano, perché sarà una partita molto molto importante, e la spinta del pubblico a noi aiuta, a noi ci arriva e ti dà quel qualcosa in più. E per fare cose straordinarie c'è bisogno di tutti, e quindi voglio chiedere a tutti di darci una mano, un sostegno in più per questa partita importantissima. Grazie, grazie a Fabian Tait. Questo numero di Passione Biancorossa termina qui, l'appuntamento è come sempre per la prossima settimana alla stessa ora. A tutti voi l'augurio di trascorrere una serena serata. Tutto.